Nel campionato d'eccellenza girone A si ricomincia dopo un paio di settimane di sosta che hanno consentito a tutte le squadre di ricaricare le batterie e presentarsi ai nastri di partenza del girone di ritorno con maggiore grinta e determinazione. E questa prima giornata riserva scontri di un certo livello, il cui esito finale potrebbe dare il primo sussulto all'attuale classifica, che ricordiamo vede il Dattilo in vetta con 4 punti di vantaggio sull'Akragas, inseguito a ruota ad un punto dal Canicattì. E proprio quest'ultima, al Saraceno di Ravanusa, ospita in derby i cugini del Profavara di Giovanni Falsone, che ultimamente ha rafforzato la propria rosa con alcuni tasselli di qualità. L'Akragas inizierà il proprio cammino al Nino di Vaccara con i Mazzara, senza il difensore Alfonso Cipolla, che sconta la seconda delle 3 giornate di squalifica. Di contro una compagine canarina che ha cambiato quasi del tutto la rosa dei calciatori, rendendola molto competitiva. Nella gara di andata, la compagine dei Templi al Seneto si impose con il risultato di 3-1, grazie alle reti di Biancola, Caronia e Gambino su calcio di rigore, mentre il Mazzara con Elmane resiglò la rete della bandiera. E proprio Caronia sarà l'ex di turno, avendo giocato il girone di andata sulla sponda opposta a Biancazzurra. La gara del Nino Vaccara verrà diretta da Dario Acqua Fredda di Molfetta. Suoi assistenti saranno Dario Ricchiari e Giovanni Battista Citarda di Palermo. Da questo turno molto incerto potrebbe avvantaggiarsi il Dattilo, che ospita il Don Carlo Misilmeri, mentre a San Gataldo si gioca il derby tutto nisseno tra San Gataldese e Sporting Vallone. Questo il quadro completo della giornata. Canicattì Profavara, Castellammare Parmanfal, Cefaledium Alcamo, Dattilo Don Carlo Misilmeri, Mazzara Akragas, Monreale Geraci, Oratorio Marineo, CUS Palermo. E poi c'è San Cataldese Sporting Vallone. Si riparte nuovamente con una partita molto importante, Mazzara Akragas. Come vedi questa partita? È chiaro che la ripresa è sempre importante, dopo la sosta noi ci abbiamo messo dentro un po' di benzina, abbiamo lavorato consapevoli che dovevamo crescere da questo punto di vista, l'unico momento per poterlo fare era approfittare di questa sosta, l'abbiamo fatto, i ragazzi mi sembrano abbastanza anche soddisfatti dal lavoro che hanno svolto, sono stati abbastanza impegnati, perciò è normale che abbiamo le aspettative migliori possibili, almeno dal nostro punto di vista. È chiaro che poi c'è di mezzo la partita che verrà e che quindi è quella che darà poi le motivazioni più importanti e dirà la verità. E quindi noi ce la mettiamo sempre tutta. Qual è la situazione dell'infermeria? Infermeria c'è Pirrone quasi recuperato, dico quasi perché ancora non abbiamo avuto l'opportunità di fare una verifica medica e quindi stiamo aspettando che riaprano tutte le strutture per poter fare Risonanza. una verifica vera e propria, perché io onestamente il ragazzo sta benino, però nel dire che sta bene e non avere un conforto medico significherebbe buttarlo allo sbaraglio e potenzialmente fargli fare per la quarta, quinta volta, non lo so, male, e poi avere un problema molto più serio per il coseo. L'Akragas cambia pelle, c'è qualcosa che bolle in pentola dal punto di vista dirigenziale e societario? Allora, io volevo affrontare due aspetti insieme all'architetto Brucco Leri e al dottore Bottone, che noi siamo solo noi l'Akragas oggi a livello dirigenziale, non c'è più nessuno tranne Ernesto Russello, che di fatto è direttore sportivo, ma in realtà fa di tutto di più e lo dobbiamo ringraziare per quello che sta facendo, perché svolge un compito ben al di là di quelli che sono i compiti che sono stati assegnati. Intanto una questione di natura politica. Durante queste feste natalizie in città sono stato più volte fermato, comunque mi si dice che l'Akragas sponsorizza la candidatura di Marco Zambuto. Non è assolutamente così, è una grande bugia, e a riprova di questo vi fornisco un dato oggettivo. Se fosse vero questo, noi non avremmo scelto, a causa della squalifica di Totò, che è il nostro medico sociale, quale medico sociale Franco Micichè. Perché se noi eravamo proiettati su Marco Zambuto non avremmo mai dato la possibilità a Franco Micichè. Questa è una dimostrazione del fatto che noi siamo aperti a tutti, fuori
Franco Micichi è un nostro amico, Lillo Finetto è un nostro amico, Aldo Pietro è un nostro amico, tutti i candidati sindaci sono nostri amici, però oggi, oggettivamente, la persona che ci è stata più vicina è stato Marco Zambuto, nel senso che oggi è l'unica persona che ci ha dato un contributo reale. Questo è, diciamo, la realtà. Quindi quando poi ci sono stati gli auguri di Natale, è venuto a farci gli auguri, ci sono state fatte le fotografie, ha seguito tutte le partite. Fra l'altro dico, in tempi non sospetti, e parliamo di maggio, quando ci sono stati i playoff a Carini tra il Misil Meri e l'Olimpico Agras, io ero lì con Marco Zambuto. Alla fine della partita nasce il discorso Totò Bottone nel testimone, e adesso che facciamo? Non possiamo mollare questo patrimonio di tifosi che erano venuti fino a Carini, dobbiamo dare continuità. E allora lo stesso Marco mi ha detto, perché non scendi in campo anche tu, eccetera, e da lì mi sono convinto ad avviare il percorso che abbiamo avviato. Quindi l'amicizia che c'è ovviamente con Marco risale dai tempi dell'università, quindi, ma questa è tutt'altra cosa, perché il concetto fondamentale è uno: l'Agregas non fa politica, l'Agregas fa calcio, perché la vecchia Agregas è fallita sia per le questioni di debiti, ma i problemi dell'Agregas sono iniziati quando si è mischiato il calcio alla politica. Finché ci sarò io e finché ci saranno loro, che penso che ragioniamo con la stessa testa, non si farà politica insieme al calcio. Il calcio è una cosa, la politica è un'altra. Quindi noi siamo aperti a tutti. Se domani dovesse venire Franco Micichè a darci un contributo, lo saprete tutti, perché noi abbiamo i conti della società, sono disponibili e visibili a tutti. C'è massima trasparenza e massima apertura nei confronti di tutti. Sinceramente oggi l'unica cosa che posso dire, senza nessuna polemica, mi sarei aspettato un po' di più dal sindaco, perché comunque il sindaco di questa città avrebbe potuto fare qualcosa di più e di meglio per l'Agregas, perché già da luglio ci eravamo parlati, sono andato a trovarla in comune e sinceramente mi sarei aspettato qualcosa in più.